Bye. <laughs> E benvenuti ad un nuovo appuntamento del ciclo di trasmissioni che il Comune di Pisa ha voluto dedicare ai cantieri del Pius per illustrarvi. I cantieri in apertura e ovviamente quello che sarà poi il risultato finale, cantiere per cantiere. Quindi mostrarvi anche come cambierà da qui al 2015. L'aspetto, il profilo della città. Come sempre abbiamo degli ospiti in studio di cui parleremo, del cantiere monografico di questa puntata. Ve li vado subito a presentare. Abbiamo il piacere di avere nei nostri studi questa. Oggi Marco Filippeschi, il sindaco di Pisa, ma anche il professor Giuseppe Pierazzini e l'architetto che segue il cantiere che vi andremo ad illustrare quest'oggi, Roberto Pasqualetti. Eh, Buonasera a tutti. Allora vi dicevo una puntata monografica, quindi andrei a vedere prima di tutto lo stato dell'arte, ovvero tutti i lavori che sono avviati ad oggi e poi faremo il punto su quello che sarà l'argomento di questa puntata. scavi nell'area degli arsenali repubblicani, gli archeologi stanno effettuando il rilievo delle strutture rinvenute utilizzando una delle tecnologie più avanzate, quello dello Z-Scan, che consentirà di avere una ricostruzione virtuale di quanto scoperto. Alla luce delle analisi delle nuove strutture emerse, si procederà ad assumere le decisioni che porteranno al progetto definitivo. Due sostanzialmente gli interrogativi che si presentano ai progettisti. La prima scelta riguarderà i manufatti archeologici rinvenuti. Si dovrà infatti scegliere se mantenere una parte visibile, variando il progetto originario. La seconda determinerà invece l'aspetto finale dell'edificio. Si dovrà infatti scegliere se procedere alla ricostruzione dei paramenti murari esterni, riproponendo i prospetti chiusi secondo uno schema 6-7 o liberare invece i tamponamenti esterni riutilizzando i materiali per completare le grandi arcate medievali, restituendo così all'edificio la sua morfologia originaria. Nella seconda ipotesi sarebbe poi necessario riportare il piano di calpestio alla sua quota medievale, offrendo più slancio alla struttura e restituendo l'aspetto che gli arsenali dovettero avere al momento della loro realizzazione. Intanto, nella adiacente area delle ex stallette si è aperto un nuovo cantiere, che è parte integrante, insieme ai vecchi macelli, del progetto di realizzazione della cittadella galileiana, di cui parleremo ampiamente nel corso di questa puntata. In arrivo i primi arredi di Corso Italia. In questi giorni sono state collocate delle panchine, subito diventate un nuovo punto di aggregazione e socializzazione in quella che è la principale via commerciale della città. Arredi in arrivo entro fine mese. Anche nel centro, oltre il muro di cui è ormai prossima l'inaugurazione prevista per i primi di aprile, proseguono nei tempi anche i lavori al Giardino Scotto, dove sono stati ultimati gli scavi per la realizzazione degli impianti elettrici e di riscaldamento. Cantieri aperti per il progetto Mura in Via San Francesco al Parlascio e in San Zeno, dove si stanno effettuando interventi di consolidamento e ripulitura dei paramenti murari. Nel cantiere di via San Francesco si è inoltre ultimata la bonifica dell'amianto e si sta procedendo alla rimozione delle altre strutture che avevano determinato il degrado di un'area fino a ieri dimenticata e che da oggi si prepara a diventare un luogo vivibile con una pista ciclopedonale contornata di aree a verde attrezzate e punti di sosta. Al anche il cantiere del Polo Scolastico San Francesco per la realizzazione di un asilo nido in un luogo ricco di suggestioni storiche e artistiche. Gli ambienti oggetto dell'intervento di qualificazione sono quelli dell'ala ovest del chiostro del grande convento di San Francesco. Il progetto prevede l'eliminazione di tutte le strutture murarie aggiunte impropriamente sulla struttura originale, la rifunzionalizzazione dei nuovi ambienti con le varie destinazioni d'uso legate al nuovo asilo. La chiusura del loggiato con vetrate e la creazione delle sezioni didattiche a contatto con il giardino interno del chiostro. Consegnati i lavori del Centro Polifunzionale San Zeno, entro un mese e mezzo la ditta dovrà presentare un progetto esecutivo, che dovrà essere valutato e approvato prima dell'avvio del cantiere. Procedono i lavori di pavimentazione nel secondo cantiere di Piazza dei Cavalieri con un leggero ritardo rispetto ai tempi previsti, determinato dalla necessità di approfondire l'indagine archeologica preliminare a seguito del rinvenimento di alcune strutture al momento oggetto di studio. Nel cantiere si è ultimata la realizzazione dei sottoservizi e della soletta armata in calcestruzzo, preliminare alla messa in posa della pavimentazione. In questi giorni si è ultimata la pavimentazione in pietra matraia antica della parte adiacente agli edifici monumentali e si procede con la messa in opera della canaletta concava realizzata in pietra arenaria di Fiorenzuola satinata, necessaria per il deflusso delle acque. E che con la sua differenziazione cromatica determina quell'effetto di suddivisione in spicchi convergenti verso il centro, che caratterizza il nuovo disegno della piazza, con la funzione di valorizzare prospetticamente le facciate degli edifici monumentali che vi si affacciano. Quasi ultimati i lavori nello spazio adiacente la chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano, dove si è pavimentata la piccola piazza, per lo più sconosciuta ai pisani, che si trova sul retro del monumento a Ulissedini. Finiti i lavori di pavimentazione resta da realizzare l'impianto di illuminazione per rendere poi lo spazio usufruibile ai cittadini. Allora, questo era lo stato dell'arte, Sindaco, mi sembra che procedendo con le nostre puntate, procedendo con i nostri appuntamenti emerga con chiarezza, al di là dell'importanza dei cantieri che stanno procedendo, proprio questa valenza degli aspetti di alcune zone recuperate, restituite alla città, luoghi che erano sconosciuti. Beh sì, questo è un, è un carattere molto importante dei progetti PIUS perché ci sarà una riscoperta della città, di una città trascurata o addirittura abbandonata. Si è visto per esempio lo spazio di Via San Francesco, eh, oggi era invisibile perché c'era un cancello chiuso, ma al di là del cancello c'era un, un disastro, c'erano diciamo, eh, baracche abusive, alcune costruite eh, da, da molti decenni, eh, c'erano arbusti, e erba. Eh. Lì sarà tutto liberato, verrà un grande parco che... Eh, arriva fino a San Zeno e da San Zeno poi si arriverà fino alla, alla grande area verde del Brennero eh, in continuità. E sopra le mura, come si sa, ci sarà un percorso camminabile, quindi fruibile, si vedrà la città dalle mura, vi, visione che oggi non è dato avere. Ma è solo un esempio perché poi in tutti i casi si riscoprono spazi, pensiamo al giardino Noscotto certo. e, e ai e seminterrati che hanno. Un pregio grandissimo è che saranno riproposti a, a, alla città per essere utilizzati e completare l'offerta del giardino Scotto, che è già di altissima qualità certo. perché l'abbiamo recuperato tutto eh, dentro. Quindi questo è, è, è l'elemento diciamo, di qualità eh, urbana che sarà anche d'aiuto alla qualità della vita nella città e Naturalmente sarà molto interessante a chi, chi viene a Pisa per, per turismo da, da, da visitatore, certo. però i nostri progetti hanno anche un valore propriamente economico perché in tutti i casi eh, si liberano spazi che devono essere organizzati eh, per avere una funzione eh, che produce eh, attrazione, produce eh, fatti economici nuovi come certo. eh, quelli che dovranno. Eh, aver sede eh, nei vecchi macelli o nelle stallette di cui parliamo oggi. Quindi voglio dire ai cittadini che questo grande investimento, lo ricordo sempre, è un investimento per il futuro della città anche da questo punto di vista, non solo recupera ciò che era stato abbandonato o gravemente trascurato. Ma rilancia l'economia eh, di una città che eh, vuole eh, fondarsi sull'innovazione eh, turistica, sulla capacità attrattiva, su un turismo più ricco e più colto, o su un'offerta turistica nuova come quella di cui discutiamo oggi parlando dei vecchi, dei vecchi macelli. Certo. Non sarebbe stato possibile avere eh, 24 milioni di fondi europei, ai quali si affiancano poi gli investimenti del Comune, 60% eh, Unione Europea, 40% eh, Comune, eh, per fare altre cose. Non potevamo fare i marciapiedi o le strade, ecco, per essere chiari. Noi abbiamo fatto un investimento laddove c'era la possibilità di avere questi fondi e la possibilità è data da progetti di natura economica. E questa è una eh, realtà importante da tenere presente perché in futuro Pisa, partendo dai progetti del Pius, potrà presentare altri progetti all'Unione Europea che possono riguardare il litorale o, o ancora eh, parti della, de, de, della città, ma se eh, avranno una funzione eh, economica. E quindi questo è, un, è uno sforzo che dà futuro a, alla città, che dà profondità di prospettiva perché crea lavoro, perché dà possibilità di inserire negli spazi imprese, eh, imprese private, eh, cooperative, eh, giovani che hanno una specializzazione culturale. Ecco. Questa è la, è, è la realtà dei progetti. Allora per chiudere il commento sullo stato dell'architetto mi sembra che mano a mano che si aprono i cantieri e il progetto va avanti nella sua globalità. Emerga anche un altro aspetto decisamente importante, cioè questo trade union. I progetti del PIUS non sono singoli progetti slegati l'uno dall'altro, c'è cioè un disegno globale. Qual è? Sì, appunto, è un disegno globale che considera, come stava dicendo prima il Sindaco, proprio questa valenza complessiva della città che è in ordine sia al recupero, quindi alla valorizzazione dei monumenti che noi abbiamo, al recupero di spazi che, sono, eh, che erano, insomma, che si stanno recuperando e per darli alla città e poi anche una valenza complessiva turistico e commerciale. Questo disegno è un disegno che appunto parte diciamo dal dal circuito della città storica, quindi che è quello eh, diciamo che ricarica un po' anche le mura urbane e, e da lì appunto eh, si dipartono varie, varie zone, e, sia verso il centro che proiettate verso la periferia. Con una bella prospettiva anche dall'alto, come abbiamo evidenziato. Allora, C'è tanto verde che si libera, eh, questo è, voglio sottolineare. è un altro aspetto. Questo è un altro importante. aspetto, se ne parla poco, ma faremo un approfondimento, un focus certo, su questo. Certo. Perché noi liberiamo molti ettari di verde, al di là della cittadella che ci siamo comprati certo. eh, per toglierla in prospettiva al degrado in cui l'aveva lasciata lo Stato, perché era eh, demaniale, era un'area demaniale. Ma poi lungo le mura, all'interno e all'esterno delle mura, noi liberiamo tantissimo verde, quindi eh, si ingrandisce un polmone che diventa fruibile, eh, camminabile, ciclabile, insomma, eh, questo è un altro grande cambiamento. Allora vi dicevo, puntata monografica sulla cittadella galileana, un importantissimo cantiere, quindi andrei a vedere una nostra scheda che è stata realizzata proprio sui vecchi macelli. Le ex stallette, i vecchi macelli, due luoghi le cui storie si uniscono, si preparano a diventare insieme la nuova cittadella galileiana, espressione di quella Pisa, città dei saperi, con un cuore fortemente orientato all'innovazione. La loro storia ebbe inizio a metà 800, quando si rese necessario regolamentare l'attività di macellazione e individuare una sede idonea, dotata di servizi moderni e sanitariamente più sicuri per questo tipo di attività. In realtà la necessità di costruire Nuovi macelli era stata già avvertita come urgente dal governo leopoldino nella seconda metà del Settecento. Per motivi igienici si voleva allontanare dal centro cittadino il vecchio ammazzatoio che si trovava nel quartiere di San Francesco. Ma nonostante fossero stati formulati diversi progetti, non si arrivò a nulla di concreto fino al 1846 quando fu affidato all'ingegnere Becherucci l'incarico di individuare un luogo idoneo alla realizzazione dei nuovi impianti. La scelta cadde su un terreno in prossimità della cittadella vicino al fiume per semplificare lo smaltimento del sangue dei liquami. Per evitare il transito del bestiame in un tratto dei lungarni, si decise anche di abbattere parte delle strutture degli adiacenti bagni dei forzati, che si trovavano alla cittadella in spazi un tempo occupati da strutture. Struttura di pertinenza degli arsenali navali. Fu così scelto il luogo dove oggi sorgono le ex stallette, qui trovarono posto le prime strutture dei nuovi macelli. Una storia lunga e travagliata, quella della loro realizzazione. Per un utilizzo breve, dopo molte vicissitudini tecniche e legali, i macelli vennero inaugurati il primo maggio del 1853. Ma già nel 1863 si decise la loro dismissione, destinando l'area ad uso militare per realizzare. Stalle e residenze. Comincia così la storia del complesso industriale che oggi conosciamo come i vecchi macelli, più moderni e progettati, seguendo criteri di efficienza e funzionalità. Il nuovo progetto di ristrutturazione rispetta e valorizza l'aspetto originario degli edifici, consentendo una lettura di quelle che furono le caratteristiche strutturali dei due capannoni realizzati nei primi del Novecento, oggi importante monumento di archeologia industriale. Nella struttura che fu adibita alla macellazione, organizzata con ampi spazi e grandi altezze, prendendo spunto dalle caratteristiche degli elementi preesistenti e mantenendo le aperture attuali, si è realizzato un nuovo livello di calpestio che consente di aumentare la ricettività. Nell'ampio spazio centrale si inserisce un nuovo vano a vetri organizzato su due piani, ben distinguibile dal resto delle strutture originarie. All'interno della nuova struttura si articoleranno servizi comuni alle varie imprese che in questo edificio troveranno la loro sede: segreterie, sale riunioni, sale conferenze e aree relax. Nei locali laterali, in corrispondenza degli ambienti un tempo destinati alla lavorazione delle carni, imprese che si insedieranno nell'edificio. Strutturalmente differente e decisamente suggestivo è l'edificio destinato ad ospitare la ludoteca scientifica. Caratterizzato dalle colonnine in ghisa che sorreggono il circuito destinato allo scorrimento dei capi macellati e che contornano il vano centrale dell'ambiente, le piccole stanze laterali ospiteranno computer con audiovisivi da vedere in piccoli gruppi di persone, laboratori didattici e vetrine per le imprese high-tech che si insedieranno negli altri edifici. La cittadella. Questi spazi, disposti sui lati del grande ambiente al pian terreno, sono stati chiusi nella parte superiore da un solaio che ha consentito la realizzazione di un soppalco calpestabile. Con la creazione di nuovi volumi, due passerelle, una scala e un ascensore consentiranno l'accesso al piano elevato e il passaggio da un lato all'altro. Sul nuovo piano superiore, così ricavato, si realizzerà un percorso di visita ad anello che consentirà al visitatore tutte le esperienze che la Ludoteca Scientifica può offrire. La cittadella galileiana rappresenta uno degli interventi cardine della visione di sviluppo strategico della città di Pisa e costituisce un elemento straordinario di attrazione di un crescente turismo culturale e scientifico consolidando l'immagine di una Pisa città dei saperi e laboratorio delle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Allora, professore, ha visto la scheda che riassume un po', anche quella che è stata la storia dei vecchi Macelli. Ci vuole raccontare dal suo punto di vista quando il mondo della scienza è arrivato lì in quei locali? Dunque, si comincia dieci anni fa. Dieci anni fa, aprimo la prima, chiamiamola ludoteca scientifica, ma in realtà è un centro scientifico. La parola ludoteca ricorda molto bambini, ma in realtà ludo se vuol dire gioco, è un gioco scientifico. L'idea fu quella di aprire un centro un po' per l'università, perché eravamo in crisi dal punto di vista eh, delle lauree scientifiche, c'erano poche iscrizioni, diciamo, allora l'orientamento era una parola allora molto di moda, orientamento didattico, scientifico, si doveva fare qualcosa. Sì, un gruppo di, diciamo, di ricercatori del Dipartimento di Fisico decisero di aprire questa cosa e lì iniziamo. Ammettere diciamo degli esperimenti divertenti che si poteva sostanzialmente farli con, eh, con semplicità, purtroppo, sia ai ragazzi sia agli adulti, perché in effetti noi ci accorgemmo immediatamente pochissimo dopo che la lugoteca era, o meglio il centro, non era solo interessa interessante per i ragazzi diciamo, che vogliono andare a scuola, ma diventò subito un punto di appuntamento anche per, eh, per le persone eh, più adulte, anziani, strati sociali, venivano gruppi anche di ciechi e di sordi, tanto per intenderci. Per cui ci rendemmo conto che poteva essere un punto anche di attrazione per il turismo scientifico, come si dice, cosa che ci sono esempi in tutto il mondo, ci sono a San Francisco, ora a Parigi, certo. da tutte le parti. E quindi l'idea fin dall'inizio fu di spingere in questa direzione. La cosa che mancava sono sempre i fondi. Nonostante tutto eh, siamo riusciti ad andare avanti e eh, tutti gli anni diciamo pustando aperto, sempre nei vecchi macelli, in una zona non ristrutturata ma Magnifica dal punto di vista diciamo, storico, eh, beh, si riusciva a portarci dieci, una decina di, di migliaia di persone, là stavamo aperto anche il sabato e la domenica e si notava come il, specialmente la domenica arrivassero delle persone che invece di andare che so io, a, a giro eh, a far nulla andavano lì e passavano il tempo. Quindi un centro eh, che acquistava dal punto di vista diciamo, questo eh, impatto eh, scientifico, ma nello stesso tempo anche il luogo dove le persone potevano incontrarsi e discutere guardando gli oggetti che si vedevano in, intorno. L'idea è quella di immettere nella mente delle persone dei concetti scientifici, eh, fare divulgazione scientifica in modo come si dice bottom up, cioè dal basso verso l'alto, eh, eh, divertendosi, giocando, sperimentando, e ora dico la parola sperimentando tre volte perché la richiamo fra due secondi, in contrapposizione al metodo eh, diciamo classico, quello universitario che è top-bound, cioè top-down che ti insegnano... Il, col classico tipo diciamo teorema, ipotesi, tesi e compagnia bella e quindi il concetto che si inculca nella mente dall'alto e per molti non è certo il modo migliore perché uno dura fatica. Nell'altra maniera uno gioca e eh, alla fine magari non capisce nemmeno tanto, ma la sera ci ripensa il giorno dopo, un anno dopo, tre anni dopo e fa la sua sintesi eh, del pensiero, del concetto. È cosa che evidentemente a me mi è capitato in scuola andando a insegnare diciamo, eh, il momento angolare, un ragazzo si alza, ma io l'ho visto, io l'ho visto, mi dice, dico dove l'hai visto? Tranno alla ludoteca scientifica, aveva visto sostanzialmente un movimento di ruote eh, che, stavano, che si comportavano in maniera strana perché c'era la conservazione. Al momento angolare per dire. Quindi sono concetti che uno piano piano eh, impara senza accorgersene, senza, senza durare fatica. Bene, eh, la cosa eh, abbiamo capito che andava bene e l'abbiamo portata avanti. L'abbiamo portata avanti. Io spero che diventi un punto effettivamente di accumulazione, di richiamo come già succede da tutta la tradizione toscana e anche da altre parti. E naturalmente, il giorno che lì il centro sarà fisso sarà un punto proprio importante, noto come sono noti altri punti in Francia, e Compagnia Bella. Io devo cogliere questa occasione per ringraziare un certo numero di persone e di istituzioni che ci hanno permesso sostanzialmente in questi dieci anni di sopravvivere e poi anche per la speranza che in futuro ci sia qualcosa di molto più veramente valido. Allora vorrei ringraziare prima di tutto la Fondazione della Cassa di Risparmio che ci ha sostenuto per tutti gli anni, il Comune che ci ha sempre, sempre creduto e effettivamente ci ha portato avanti e ci ha dato speranza eh, che si sta realizzando in qualche modo, eh, però per la città, non tanto per, per me quanto per la città. Devo ringraziare la, la, naturalmente tutte le persone dell'università, compreso i dipartimenti di fisica eh, che ci hanno sostanzialmente sostenuto e le due grosse istituzioni, INFN e CNR, che in qualche maniera non sembra, ma per mandare una cosa così avanti occorre l'apporto di tutti, anche in un periodo di crisi dove i soldi non ci sono la gente deve in qualche maniera metterci del proprio. Io spero che nel futuro più eh, diciamo, eh, dipartimenti intervengano, cioè in realtà tutti possano intervenire e portare lì eh, diciamo, la loro conoscenza. Noi siamo in una città eh, fondamentalmente basata sulla scienza dove... Ci sono tante idee che potrebbero essere realizzate, la gente non lo sa nemmeno, certo. bisogna stimolarli, voglio dire. Il metodo che lì si applica e chiudo. Avevo detto all'inizio provando e riprovando, perché il metodo che si utilizza per insegnare è l'esperimentale, il metodo sperimentale che noi abbiamo imparato dal nostro concittadino Galileo, il padre chiamato della scienza da tutti i punti, questo è il nome il motivo per cui quello si chiama cittadella galileana. E vi ricordo che Galileo è il massimo scienziato che esiste sulla faccia della Terra. Perché solo dopo di lui noi siamo riusciti a fare un'evoluzione scientifica. In grandissima rispetto al passato. Prima ci si muoveva diciamo con una certa lentezza, dopo Galileo che ci ha segnato come effettivamente stimolare e capire eh, la scienza, eh, siamo riusciti a fare dei passi. E lì alla ludoteca questi fenomeni che si fanno vedere sono quei fenomeni che oggi hanno dato quelle tecnologie di cui noi siamo, anche le cose più, 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 diciamo, più piccole che si vedano oggi sono eh, sviluppate in una maniera incredibile. Quindi, Spero eh, che nel futuro questo oggetto sia sempre più amata da cittadini e voluta eh, diciamo, dal Comune. Ringrazio scusate la provincia per finire perché gli ultimi due anni sono stato costretto, grazie al PIUS, che speriamo siamo, siamo stati costretti a muoverci verso una scuola, all'ITIS eh, dietro il Duomo, dove siamo tuttora in attesa che si certo. possa fare. Quindi ringrazio naturalmente la provincia che mi ha dato legibilità dei posto e eh, i dirigenti dell'ITIS di Pius Sindaco, ho visto che annuiva. Sì, annuivo perché intanto c'è <coughs> un progetto che è proprio strategico di valenza nazionale, invogliare agli studi scientifici o dare diciamo, a tutti una cultura scientifica di base è un grande obiettivo per l'Italia, perché noi abbiamo dei ritardi, abbiamo eh, dei dislivelli competitivi anche con altri paesi europei. E quindi eh, avere un centro di didattica della scienza e come diceva il professore di gioco, di capacità di apprendimento facile eh, che invoglia ad approfondire, a capire, mh, aggiungerei anche la presenza del Museo delle Macchine da Calcolo. Pisa, è la città dove è nata l'informatica italiana, dove si è eh, inaugurato il primo eh, calcolatore elettronico, così come si chiamavano allora, eh, dove mh, è venuta l'olivetti di Adriano Olivetti. Abbiamo avuto le esperienze di frontiera più importanti anche da questo punto di vista. Quindi noi nella contemporaneità, nell'era di internet, e fino a Galilei, a Fibonacci, diciamo, abbiamo eh, una città che rappresenta eh, la scienza e quindi eh, per me sarebbe molto importante se eh, in particolare eh, l'università, la scuola normale, la scuola Sant'Anna, il CNR, l'INFN e gli altri istituti di ricerca eh, si applicassero molto alla didattica della scienza. Eh, è chiaro che avere eh, la cittadella galileana può essere un punto di riferimento eh, importante perché, eh, intorno alla cittadella, eh, si può eh, diciamo, non solo mostrare quello che c'è, e eh, dovrà essere una dimostrazione molto eh, moderna, fatta con la multimedialità, fatta diciamo, con strumenti che solo l'altro ieri non c'erano e che invogliano appunto a, a capire, ma si dovranno realizzare tante altre iniziative a contorno. E io spero di vedere oltre eh, i 53.000 pullman che ogni anno arrivano in Piazza dei Miracoli a vedere eh, quella, quella piazza stupenda e complesso monumentale, che ve ne siano tante altre migliaia che vengono magari per vedere anche soltanto la cittadella galileana e eh, il museo delle antiche navi che è a poche decine di metri da lì. Certo. Quindi, allora, ora il punto è questo. Eh, noi facciamo l'involucro, facciamo il contenitore, eh, non l'abbiamo detto, ma vecchi macelli più stallette significano un investimento di 5 milioni e, sì, e mezzo e circa. Eh? Quindi eh, il 60% lo, lo mette l'Unione Europea e il 40% l'ha messo il Comune. Ora dobbiamo dare contenuti, quindi fare un progetto eh, fortemente attrattivo, contemporaneo, eh, di nuova ludoteca, l'abbiamo chiamata così per capirci, e, e di esposizioni. Una parte saranno permanenti, una parte saranno fluttuanti e si rinnoveranno eh, rispetto al, al bisogno che c'è di mostrare cose eh, nuove. Stiamo sondando competenze. Eh, quindi specialismi perché questi spazi che ora recuperiamo con questo grande investimento eh, siano riempiti con, con intelligenza. E quindi, insieme al rettore e poi insieme anche alle altre istituzioni scientifiche, lavoreremo perché il progetto sia lanciato. Sperando che si possa partire nel 2014 che fra l'altro è, è il 450 eh, di Galileo, quindi è un anno galileano e insieme è anche il 950 dalla prima pietra eh, di costruzione del Duomo e quindi del complesso di Piazza dei Miracoli. In quell'anno importante che ormai è vicino potrà esserci anche questo grande cambiamento. Io spero che parta. Almeno diciamo in parte, se non completamente, la cittadella galileana e che sia pronto vicino il museo delle antiche navi. Ecco, questo è l'obiettivo. Allora, adesso ci fermiamo per qualche secondo per la pubblicità. Continuate a seguirci perché al rientro vedremo gli aspetti tecnici di questo cantiere. Per una puntata monografica dedicata alla cittadella galileiana, ovviamente il nostro Tu Che ne pensi è, è, vede il coinvolgimento di un assessore del comune di Pisa. Non siamo andati eh, per strada a fare le interviste ai passanti perché è un'area un po' particolare della nostra città. Andiamo a vedere la nostra rubrica e vediamo che cosa ne emerge e poi lo commenteremo con i nostri ospiti in studio. dei progetti del Pius eh, verte sulla cittadella galileiana e su un luogo eh, di tradizione pisana eh, conosciuto da molti per nome ma non apprezzato nella bella veste di recupero urbanistico. Eh, si tratta dell'area dei vecchi macelli che nell'Ottocento appunto diventarono il luogo di macellazione della città, trasportato dal centro per motivi igienico, sanitari, anche per la vicinanza col fiume. Eh, I vecchi macelli... Eh... Sono già diventato altro in questi ultimi anni perché eh, c'è eh, l'attività in quel luogo del Museo del Calcolo, della cittadella della, della ludoteca scientifica. Però eh, il PIUS li investe proprio di una eh, ristrutturazione eh, architettonica, tra l'altro giocata sui materiali del vetro, dell'acciaio per non snaturare questo luogo eh, bellissimo, eh, tra l'altro in un contesto urbano anche importante vicino alle mura vicino all'area della cittadella e, e... Però appunto se ne vuol fare qualcosa di eh, profondamente diverso da questa tradizione passata perché ci sarà una specie di centro di divulgazione scientifica che mette Pisa in linea con le città europee e anche americane che hanno voluto davvero promuovere eh, la divulgazione scientifica e non lasciare appunto la matematica e la fisica appannaggio soltanto di studi specialistici. Per cui, eh, Nell'area dei vecchi macelli eh, nascerà appunto questa cittadella galileiana, diciamo, perché ora parlare di scienza a Pisa eh, è così, crea senz'altro un legame simbolico col, con Galileo, con questo grande scienziato che abbiamo festeggiato appena nel 2009 nell'anno galileiano e quindi eh, nascerà lì eh, una, appunto, un centro di divulgazione scientifica che si collegherà anche alle alte tecnologie perché ci saranno anche delle sedi di imprese che lavorano appunto sulla eh, tecnologia specialistica ma ci sarà anche un bellissimo legame con la storia della prima macchina da calcolo eh, perché eh, a Pisa negli anni 50, nel 1950, 1957 eh, fu inventata la prima macchina eh, da calcolo, tra l'altro con un collegamento anche eh, con Olivetti e, con, e quindi anche eh, un altro bel collegamento con questo personaggio che ha fatto della sua eh, azienda, della sua industria, anche un modello di, eh, così, di eh, lavoro anche sul sociale, sulla cultura, di collegamenti eh, importanti. Allora abbiamo visto e riassunto un po' quelli che sono stati i concetti anche sviluppati nel corso di questa trasmissione. Volevo sapere architetta, a che punto sono i lavori. I lavori sono all'incirca il 35%, comunque abbiamo in programma di finirli all'inizio del 2013, quindi a, a gennaio. E abbiamo fatto le, le cose diciamo, strutturali principali, quindi abbiamo consolidato <coughs> appunto, le, le strutture. In ghisa, ad esempio, prima vedevamo eh, nella ludoteca queste colonnine, no? come sono state chiamate nel servizio. Ecco, queste colonnine le sfruttiamo appunto per poggiarci sopra questo soppalco in vetro. Peraltro, eh, abbiamo diciamo, progettato anche eh, una struttura piuttosto particolare, per cui ci sarà anche come dire, una cosa all'avanguardia anche da questo punto di vista, perché abbiamo delle travi in vetro. Che sono lunghe 6 metri, è la prima volta che, che le facciamo sfruttando anche qui a Pisa, abbiamo un dipartimento di struttura e ingegneria eh, che lavora sul vetro molto capace e competente a livello nazionale, per cui eh, diciamo che questo intervento, oltre ad essere un intervento che tende appunto a tutelare e a integrarsi con un monumento senza togliere nulla, anzi aggiungendo qualcosa ci cioè avremo anche questo aspetto no? che sta bene insomma, anche con la sua destinazione. Quindi eh, diciamo che al momento i lavori vanno diciamo, speditamente così come è previsto. Architetto, dica la verità, le piace molto questo progetto. Lo vedo, ne parla <ride> sì, entusiasta. Sì, sì, no, assolutamente perché peraltro a differenza di altri diciamo, temi eh, come quello del restauro di un palazzo storico dove diciamo, l'intervento deve essere molto più calibrato diciamo, e secondo un protocollo abbastanza definito. In questo caso con l'archeologia industriale eh, ci sono come dire, delle, delle cose che si possono un pochino sperimentare, per cui ritengo che alla fine spero di questo lavoro si riesca veramente a, ad averci un risultato che sia eh, come dire, un modello quasi a livello insomma, nazionale, ecco, perché in effetti abbiamo visto prima di fare questo progetto tanti interventi fatti ad esempio a Punta della Dogana, a Venezia e in altri posti, dove, eh, però ecco, credo che ci abbiamo, cosina, ci abbiamo messo qualche cosina in più. Ecco. Professore, voleva aggiungere qualcosa? Sì, voleva aggiungere che io sono fatto un intervento sulla ludoteca scientifica, e centro scientifico, polarizzato a quello. Ma in realtà, siccome anche quella signora ha detto che i fisici vogliono fare l'appannaggio, vogliono l'appannaggio eh, della scienza, io non voglio nessun appannaggio, anzi sono estremamente convinto che la, che la ludoteca è una parte del tutto che si deve integrare proprio anche nello stesso sito della Cittadella. Con altri aspetti, aspetti tecnologici, c'è cioè macchina del calcolo, tutto quello che ha presentato sostanzialmente Zini perché si deve vedere l'evoluzione storica della scienza, non si deve vedere il principio fondamentale, va bene, far vedere ai ragazzi o a chi verrà lì che da lì poi sono nate cose molto più sofisticate, va benissimo, però bisogna che accanto ci siano anche delle cose sofisticate. Per esempio io sto pensando all'energetica. All Oggi ci sono degli esempi di energetica di vario tipo, che facciamo anche alla luce per esempio la, la scissione o come si dice l'elettrolisi dell'acqua per fare il famoso eh, idrogeno, lì la si fa vedere, poi vorrei che accanto ci fosse una macchinetta magari delle nostre ditte industrie che ci sono in giro qui, eh, che fanno tanto idrogeno e far vedere una macchina che va a idrogeno e far capire alla gente che l'idrogeno non è una fonte di energia, è un vettore che ti, per, ti permette di portare energia da un punto all'altro, ma l'idrogeno costa farlo, bisogna farlo capire alla gente come funziona, farli vedere l'energia solare, l'energia alternativa io sono un fisico nucleare, non sono contro me stesso io sono anche per il nucleare ma chiaramente eh, le energie devono essere di vario, di vario tipo perché eh, non si deve stare fissati su una, è fondamentale che si sfruttino e quindi lì ci deve essere diciamo, la storia di tutte ci deve far vedere sostanzialmente i sì, principi fondamentali ma anche i altri, altri, io spero che questi, queste ditte che metteranno, che inseriranno lì, che entreranno lì, siano in in connessione con noi in qualche maniera, cioè ci sia un, un parlarci insieme. E ho visto che con piacere mi fa piacere che il sindaco sostanzialmente ha detto cominciamo a guardarci intorno per capire essenzialmente come sviluppare e io sono pronto a discuterne perché chiaramente mi sembra che dobbiamo correre perché il 2014 è domani l'altro e fare una cosa del genere farla in una maniera che sia accattivante che sia fatta bene con oggetti multimediali che siano facilmente non è uno scherzo perché di idee ce sono tante però ci vuole anche un supplemento di risorse da mettere a disposizione, quindi io mi aspetto che ora il Comune da sua parte l'ha fatta notevolmente perché questo investimento ha la dimensione che ho detto, quindi noi siamo disponibili ovviamente a fare altri passi, a cercare aiuti ancora verso la Regione, verso l'Unione Europea, bisogna rapidamente avere progetti da presentare su bandi e meglio se questi progetti li abbiamo in tempo prima che finisca il cantiere in modo da poterli inserire. Il cantiere eh, ovviamente definisce spazi, strutture, ma eh, se c'è un dialogo tra i progettisti della, eh, del, dello Science Center, eh, della cittadella galileana che sarà, e chi oggi realizza l'architetto Pasqualetti e eh, le ditte che realizzano gli spazi è chiaro che si può eh, risparmiare risorse e ottenere un risultato migliore. Certo. Sottolineo anch'io, non l'abbiamo detto eh, abbastanza, che eh, nelle stallette saranno realizzati degli, eh, così come si dice, insomma, di, degli spazi eh, che potranno essere anche un po' incubatori per aziende eh, dell'alta tecnologia. Sono Andiamo sette anche a spazi. parlare con la nostra rubrica Fin Di Bene, ah, adesso ecco, ve la mostro e vedremo proprio la prospettiva da parte delle imprese, come hanno accolto questi nuovi spazi che sorgono proprio nel cuore della città. Vediamo la rubrica. Eh, credo che sia importante, eh, sia da un punto di vista economico che anche simbolico, che il Pius non si occupi solo della riqualificazione di spazi urbani, ma crei dei luoghi che possano essere volano di, delle imprese e dell'economia. In particolare eh, l'esperienza delle Sallette e dei vecchi Macelli ha una doppia valenza. Eh, si riqualifica un luogo, un luogo fisico. E si punta simbolicamente a un posto in cui i saperi della città possano diventare economia e possano far nascere nuove aziende o aiutare aziende che ci sono a crescere. Oltre a dare un'infrastruttura eh, fisica a aziende, che tutto sommato potrebbero avere anche altri luoghi, eh, credo che l'importanza di un luogo come i vecchi Nacelli e le Stallette eh, sia quella di di aggregarle, di farle comunicare, di, di creare un posto che sia per il resto della città simbolico rispetto all'importanza che la tecnologia deve avere nello sviluppo economico della città e dall'altro permetta a queste aziende di fare rete, di creare eventi, di conoscersi. Credo che sia importante per, per la nostra città ma anche per la nostra regione capire come sostituire un manifatturiero in crisi e anche focalizzare l'idea che il digitale di fatto è artigianato ed è manifatturiero, cioè si fanno cose con le mani e si fanno pezzi unici, molto spesso su commessa di un cliente. Il, il digitale è la forma più classica di artigianato eh, ripensata nel, nel terzo millennio. Pensare un'economia digitale è anche il pensare un'economia compatibile e che risponde alla nostra storia, nostri, ai nostri talenti. Io sono convinto che l'opportunità, specialmente in un momento in cui c'è una, una grossa crisi dell'occupazione giovanile, possa e debba essere questa. Per cui eh, pensare a un luogo che eh, ospiti delle aziende non si limita a pensare a quelle 7, 10, 20 aziende che potranno essere ospitate, ma significa far capire che questa città punta fortemente su questo tipo di attività per rilanciare il territorio. Allora, sindaco, andando a chiudere, come vede nell'intervista, no? è stato proprio colto questo aspetto sì, sì, di unione, proprio. vero? Eh, ha reso alla perfezione quello che è il nostro intento. L'abbiamo fatto anche nei Pius, lo facciamo recuperando domani i capannoni della Piaggio, per fare un esempio, lungo il canale Navicelli. Abbiamo trattato la restituzione alla città di... 5000 metri eh, di spazi per inserire eh, aziende innovative. Lo facciamo, lo vogliamo fare insieme eh, al polo di Navacchio, insieme eh, al polo Sant'Anna eh, di Pontedera, cioè immaginando una città più grande, non dobbiamo essere provinciali: eh, dobbiamo immaginarci una città più grande e lavorare insieme. Ecco. A dare questo segnale anche nel Pius significa ancora una volta sottolineare il valore economico di questo intervento, il valore di prospettiva per creare nuovo lavoro, lavoro qualificato, lavoro legato alle due rivoluzioni che ci interessano, quella digitale e quella delle energie. E quelle due rivoluzioni, guarda caso, sono eh, la stessa cosa con lo sviluppo eh, di un'idea eh, nuova di scienza e di applicazioni scientifiche che appisa radici profondissime. Quindi c'è cioè, un sistema perfetto che sta a noi eh, far diventare vero nel futuro. Bene, la nostra puntata termina qua. Ringrazio tutti per averci seguito. Buonanotte.